Un saluto, amici della rete. Qual è in questo periodo il parametro più usato per valutare l'andamento in positivo o negativo della pandemia da Covid-19? Lo vediamo dalle cronache di tutti i giorni. È l'andamento del numero di tamponi positivi o comunque il rapporto tra il numero di tamponi positivi e il numero di nuovi tamponi fatti. Quello che cercherò di farvi vedere nel prosieguo è che ad un certo punto questo concetto che mette in relazione il numero di positivi e l'andamento della pandemia dovremo abbandonarlo, altrimenti rischiamo di sovrastimare la prevalenza della malattia, ma soprattutto rischiamo di non accorgerci quando la pandemia sarà terminata. Ma prima, se questo tipo di video ti piacciono, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale e attiva la campanellina per essere sempre aggiornato sui miei nuovi video. E adesso, sigla! Dicevamo di dover prima o poi abbandonare il concetto di nuovi positivi per valutare l'andamento della malattia. Per capire questa anomalia dobbiamo capire il significato di due termini, specificità e sensibilità di un test diagnostico. Per capire questi due termini vi propongo come esempio un metodo assurdo che potrebbe però permettervi di truffare tante persone e guadagnare illecitamente tanti soldini. Per fare questo mettiamoci all'angolo di una strada e fermiamo tutte le persone che passano dicendo loro: tu hai un tumore del colon, vai a farti il test e scoprirai che sto dicendo la verità. Quando lo scopri, come ringraziamento, fammi un bonifico di 1000 euro. Come ovvio, la maggior parte delle persone non ha per fortuna questo tumore e penseranno che li avrete presi in giro. Ma quelli che invece hanno effettivamente un tumore del colon e non lo avevano ancora scoperto, vi manderanno i loro soldini, che inizieranno a piovere sul vostro conto corrente. A parte l'azione eticamente riprovevole di aver fatto fare esami inutili a persone che non avevano bisogno, voglio però farvi notare che, paradossalmente, al contrario di altri veri test medici per la ricerca del tumore del colon, il vostro test ha comunque beccato il 100% di chi aveva un tumore al colon. Questo test che avete fatto si dice che ha una sensibilità del 100%, cioè tutti quelli che avevano veramente la malattia sono risultati positivi al vostro test. Per visualizzare adesso nel prosieguo i risultati dei test che andremo a proporre, usiamo questa tabella dove sulle colonne abbiamo a sinistra il riscontro dei veri malati e a destra i veri sani. Sulle righe invece in alto c'è il numero di persone che il nostro test ha dato come positivi alla malattia e in basso il numero di persone che il nostro test ha rilevato come negativi, divisi tra realmente malati e realmente sani. In questo nostro primo esempio, il 100% dei veri malati sono stati trovati positivi e quindi lo 0% dei malati sono risultati negativi. Il primo quadratino, in alto a sinistra, indica la sensibilità del nostro test, che è, per l'appunto, la percentuale che il nostro test identifichi correttamente i malati. 100% indica che non vi perdete nessun ammalato. Valori minori, e quindi una percentuale non nulla, nel quadratino in basso a sinistra, indica che qualche vero malato non viene identificato dal nostro test e quindi risulta negativo anche se ammalato. Ma questo test, appena proposto, fallisce completamente per l'altro parametro, la specificità. La specificità di un test indica la percentuale di persone sane che risultano negative, e quindi è il quadratino in basso a destra. Un 100% di specificità indica che nessun sano è risultato positivo e che quindi a nessun vero sano ho detto di essere ammalato. Nel nostro caso la specificità del test è stata dello 0%, in quanto a tutti i sani ho invece detto di essere ammalati. Nel caso reale, un test di questo tipo con 100% di sensibilità e 0% di specificità significa sì identificare tutti i malati, ma semplicemente perché dico a tutti di essere ammalati. Il che è ovviamente improponibile, già solo perché dovrei fare una colonoscopia a tutta la popolazione con dispendio di costi e spesso inutile fastidio per la maggior parte delle persone, che clinicamente hanno una bassissima probabilità di avere un cancro del colon. Ribaltiamo la situazione e, sempre all'angolo della strada, iniziamo a dire a tutti che non hanno il cancro del colon. Questo test ha 100% di specificità,
ossia a nessun sano o detto di essere ammalato di cancro. Ma 0% di sensibilità, nel senso che a tutti i veri malati di cancro del colon ho detto di essere sani. Ovviamente il test perfetto, che non ha nulla a che vedere con il test appena proposto, sarebbe 100% di specificità e 100% di sensibilità. Quindi non mi perdo nessun malato e non dichiaro malato nessun sano. Anche questo tipo di test è spesso clinicamente utopico, nel senso che non si riesce ad arrivare a questa perfezione, ma si cercano comunque test che massimizzino questi due valori. Caliamo adesso questa nostra conoscenza appena acquisita con il test principe che attualmente viene usato per diagnosticare le persone ammalate di Covid, il test del tampone molecolare RT-PCR. Che sensibilità e specificità ha l'attuale RT-PCR per il Covid? La sensibilità è circa dell'88%, mentre la specificità è circa del 94%. Ciò significa che circa il 12% delle persone malate non vengono rilevate da questo test e che circa il 6% che il test dichiara come positive sono in realtà sane. Perché alcuni soggetti malati risultano negativi al test? I motivi sono diversi, ad esempio un errato prelievo del tampone da parte dell'operatore che magari non è entrato sufficientemente in profondità, magari la zona campionata non ha il virus ma zone limitrofe sì, ma il motivo più probabile per un falso negativo è che ho tamponato la persona nella fase iniziale della malattia, quando la carica virale era ancora bassa e inferiore ai limiti rilevabili dal test. Perché invece alcuni soggetti sani vengono dichiarati positivi? Anche qui i motivi possono essere molteplici, da una contaminazione del tampone, pensate che basta un unico RNA virale nel campione e se i cicli della RT-PCR sono molti, questi possono produrre un numero considerevole di duplicati dell'RNA virale iniziale, falsando il test. Inoltre vi sono tutte quelle persone che hanno avuto la malattia, ora sono guarite, ma hanno ancora nelle vie aeree pezzettini di cadaveri del virus. Dato che il test dell'RT-PCR non rileva il virus nella sua interezza, ma va alla ricerca di determinati frammenti, se questi frammenti sono ancora presenti, il test risulta positivo, ma la persona non ha più virus attivi. Ora che abbiamo chiarito qual è la sensibilità e la specificità del test RT-PCR e il perché, vediamo di calare questa nostra conoscenza simulando diversi livelli di gravità della prevalenza del Covid nella popolazione. Prendiamo il caso di una situazione di crisi, in cui la pandemia si sta diffondendo e 10 persone su 100 sono realmente infette di Covid. Supponiamo quindi, in questa situazione ipotetica, di testare 1000 persone a caso, con il nostro test dell'RT-PCR. Di queste 1000 persone, 100 hanno veramente il Covid, mentre 900 sono sane. Dei 100 ammalati, il nostro test rileva come positivi 88 persone, perché la sua sensibilità è appunto dell'88%. Quindi 12 ammalati non li riconosciamo come tali e li dichiariamo come negativi. Sui 900 sani, invece, il nostro test nel 94% dei casi ci darà effettivamente una negatività, ma purtroppo nel 6% dei casi il nostro test sbaglierà e dichiarerà quindi positivi 54 persone. Quindi, in totale, su questi 1000, noi troviamo 142 soggetti positivi, ma di questi 142, il 62%, cioè 88 su 142, è effettivamente ammalato, mentre il 38%, 54 su 142, è invece sano. Supponiamo ora che la situazione migliori e che la pandemia si diffonda in modo più lento e che ora solo una persona su 100 sia ammalata di Covid. Testiamo di nuovo 1000 persone a caso. Ora solo 10 saranno realmente ammalate, mentre 990 saranno le persone sane. Dei 10 che ce l'hanno, 9 saranno riconosciuti positivi dal nostro test, mentre uno, benché ammalato, risulterà invece negativo. Sui 990 sani, invece, a 931 verrà detto correttamente che sono negativi, ma 59 risulteranno falsamente positivi. Quindi 10 persone erano i reali positivi, ma il nostro test ne trova invece 68, di cui il 13%, cioè 9 su 68, veramente ammalati, mentre l'87%, 59 su 68, sono dei falsi positivi.
Andando a confrontare i due esempi fatti, notiamo subito come la prevalenza della malattia sia ridotta di un fattore 10. Il numero dei positivi che io ho trovato con il test, invece, si è solo dimezzato. Quindi osserviamo una non linearità tra la diminuzione reale della prevalenza della malattia e quella che osservo andando a guardare i tamponi positivi. Ora facciamo un ulteriore balzo in avanti e supponiamo che il Covid inizi ad essere una malattia rara, in cui è una persona su 1000 adesso ad essere in media ammalata. Se ora testiamo 1000 persone, con calcoli analoghi a quanto fatto sopra, si vede come di positivi al test dell'RT-PCR ne otteniamo 61. Di questi, uno solo è un vero positivo, mentre gli altri 60 sono falsi positivi. Quindi di nuovo la prevalenza della malattia è diminuita di un fattore 10, ma il numero di positivi rilevati è passato da 68 a 61, perché 60 sono falsi positivi. Capite bene quindi che guardando solo i test dei tamponi positivi, nel momento in cui la malattia sarà molto rara, potremmo essere portati a ritenere che la malattia mantenga una prevalenza costante, mentre questa sta in realtà scemando di diversi ordini di grandezza, senza che il nostro indicatore ce ne dia evidenza. Paradossalmente, nel momento in cui il Covid dovesse scomparire dalla faccia della Terra, il nostro test troverebbe comunque sempre 60 positivi su 1000. Tutti ovviamente falsi. E questo dimostra quello che asserivo all'inizio, ossia che ad un certo punto dovremo smettere di dare troppo peso al numero di tamponi positivi. Un saluto, amici della rete.